Capitano America! O Iron Man! Chi vincerà? La Civil War! Bella a tutti signori, benvenuti sul mio canale, sono Dalox e oggi signori siamo ritornati con una nuova challenge, il draft Civil War signori. Di correte tutti nei cinema interplanetari a vedere questo film perché ci sono appena stato ed è qualcosa di epico. Ma oggi signori siamo qui per questa sfida. Prima che inizi il video scrivetemi qui sotto nei commenti chi è il vostro supereroe preferito. I miei sono Capitan America e Spider-Man signori, quello nuovo che è stato introdotto nel film che è davvero sdrogo. Comunque in questa challenge dobbiamo raggiungere minimo 3000 pollicioni. Inoltre andremo a fare questa challenge dove dovremo selezionare o i giocatori della fazione estera, che quindi riguarda tutto Sud America, Brasile, America stessa, tutte queste cose qui, oppure dovremo scegliere a intervalli di uno per uno un giocatore del continente europeo. Vediamo che draft uscirà fuori. Andiamo a selezionare il modulo. Oh man, c'è Messi, Rated 99. Quindi il primo scontro lo ha meglio l'Argentina, quindi il Sud America. Attenzione, ATD, andiamo a vedere, oddio c'è Bale, il Galles fa parte dell'Europa signori, correggetemi se sbaglio. Allora, adesso dobbiamo selezionare un giocatore per forza non europeo. Ok. No. ATS signori, Ronaldo che è europeo, quindi fa parte della sezione dei Iron Man in teoria, perché se è Capitan America fa parte del resto del mondo, della sezione di Iron Man. E per forza Coutinho e Gedan, prendo Coutinho perché semmai mi alza l'Overwatch. Allora, ci mettiamo qua, però aumenta l'intesa. Non mi sono accorta. Centrocampista centrale signori, oddio Iniesta, abbiamo scelto prima quello non europeo, quindi possiamo scegliere Iniesta signori. Io dobbiamo scegliere un extra europeo. Chi c'è? Musacchio è buono, extra europeo e argentino. Andiamo col portiere. Oddio Areola, l'abbiamo scelto come prima? Cazzo signori, abbiamo scelto il camerunense. Prima abbiamo scelto il camerunense, quindi ora possiamo prendere Areola signori. Poi l'ultima risebuccia, ok Neymar, attenzione. No, l'abbiamo preso prima. Abbiamo preso prima un giocatore che non era europeo, quindi adesso bisogna prendere Schürrle o Insigne. Vediamo Insigne signori. Ok, andiamo con l'ultima riserve. Oh, Portieroschi, attenzione, buoni. Quindi abbiamo preso un europeo, ora un extra europeo. Ora non so se la Slovacchia fa parte dell'Europa, quindi per sicurezza prendo loro. Poi non lo so signori come è in realtà la situazione. Difensoroschi, centraloschi, Jimenez. Allora, prima abbiamo selezionato l'europeo, giusto? Quindi adesso possiamo prendere Bomber Jimenez, signori. Quindi, signori, questo è il nostro draft rated 187. Siamo quasi andati vicino al 190, un po' come i tempi. Ma banda alle ciance, signori, io direi che sia il momento di spaccare il culetto a qualcuno online e vediamo chi risolverà la partita. Capitan America o la fazione di Iron Man. Andiamo. 6 and a half hours later. Signori, andiamo a vedere la squadroschi del nostro avversario, della Madonna. E la Madonna, c'è la squadra che fa pena, figlio mio. No, rigore. Porca troia, mi sono sbagliato. Eppure, vabbè, Messi. Porca puttana, mi sono sbagliato il calcio di rigore. Aiuto. Areola contro Ronaldo, lo tirate qua. Bang! Cos'è successo? Cos'è successo? La parata comunque va benissimo. E ora le sgol contropiede. Ronaldo tutto solo. Ronaldo fino in fondo. Lo guarda dall'altra parte. Alcacer! Da rigore al gol. Pablito Alcacer. 1-0 signori. Cosa era successo? Non lo so, su quel calcio di rigore. Ma comunque Alcacer punisce sempre signori. Sempre, è la prima volta ci gioco però. Punisce Alcacerino. Ok, forse no. No, l'ho fatto passare. Caparato. Ecco. Mannaia la puttana. Ha fatto un miracolo che neanche Gesù poteva fare, penso. Mare ma voglia de. Attenzione a Ronaldo. Skills. Dai, no, infermabile. Ciao, ciao. A infermabile. Ci credo, signore. Ha fatto sto gol pazzesco. No. Perché signori succedono queste cose solo a me? Che palle viventi. Sti gol così, guardate. Vorrei farvi riapprezzare la cappella del mio difensore. Ardone Duran entra benissimo. Guardalo lì. Guardalo di qui. Guarda Ronnino che tira. Che bomba che ha parato Kameni.
Quindi signori, spero che il video di oggi sia terminato qui. Come sempre lasciate un commento, iscrivetevi e se ancora non l'avete fatto lasciate un mi piace signori. Quindi scrivetevi qui sotto nei commenti chi è il vostro operatore preferito. Se avete trovato qualche giocatore raro in punto ultimamente, scrivetevi. Come sempre, qui a Danox è tutto. Di Danox, di Bene, bene ragazzi.